poi dentro salite le settimane e non lo so ancora per quale motivo, perché non ha fatto niente, no? Non ha rubato, non ha fatto niente. C'è un processo alla Tribunale Civile non ti hanno per permesso però. Di soggiorno. Avevo questo foglio e non ha fatto niente. Ormai vengo qua, sono trattata molto male. Non ce l'hai, un asciugamano te lo danno una volta alla 10 giorni. Non ce l'hai niente proprio, di mangiare ti fa schifo, guarda, con vestiti da casa, carta igienica da portare fuori, te lo do una volta quando arrivi, non ti danno ti proprio uscire. Niente. No, arriva... Ti hanno detto perché stai qua? Non lo so, neanche ancora non lo so, perché dicono che non ce l'ho documenti. Per come questa. Ti hanno fermato? Per strada? Mi hanno fermato per strada, sì. Un controllo normale? Controllo normale, sì, mi hanno fermato per strada e mi hanno portato qua. In questura hanno detto che io ce l'ho questo processo e... Che processo avevi? Per avevo un processo per farmi documenti, no? Che avevo un foglio di via, ma mi hanno fermato in marzo, 8 marzo, no? E mi ha fatto foglio di via, adesso io per revocare questo foglio di via... Hai chiesto la revoca al prefetto? Hai chiesto, sì, hanno fatto ricorso. Per avere il nuovo permesso di soggiorno, sì, con la nuova legge? Sì. E loro comunque... comunque niente, ancora sono processi in corso, no? E loro mi hanno portato qua e non lo so motivo, non ha rubato mai qua, c'è il mio nome vero, tutto. Tu qui hai visto un avvocato? Sì, io ce l'ho mio avvocato qua, però vieni, lui ha detto che oggi e domani deve uscire, però loro dicono per forza devi stare 30 giorni qua, non lo so per quale motivo. Io sono d'accordo, quando rubi, quando fai la prostituta, quando fai qualche cosa... Va bene che si fanno queste cose, quando non fai niente un mano te lo può dare perché nessuno non viene qua perché vuole stare qua. No, vieni perché è povero, non c'è la casa, non c'è la qualcosa, no? Da dove vieni? Dalla Romania. Però non è possibile, anche qua che stai non si può, i bagni sono sporchi, oggi hanno fatto io la guerra che sono venuti un po' a fare la polizia, ora non li disinfettano, non niente, proprio siamo trattati male. E anche da mangiare ti fa schifo, vai di là, te lo butta come dalla cane. Ormai i militari non ce l'hanno colpa perché loro sono pochi, non può affrontare a tutti quanti siamo, noi siamo 100 qualcosa, però magari, che lo so. Loro non ce l'hanno colpa, poveracci, mi vuole aiutare, però dicono sempre, io ti voglio dare, però di dove? Che non ce l'hanno, di dove mi danno. Ora che ti senti male, gridi mezza ora, perché uno grida di là, uno di qua, loro sono 3-4. Loro sono 3-4, non affrontano a tutti. Non è possibile. 3-4 per tutti i padiglioni? Sono pochi. Sono pochi, pochissimi, e loro non ne affrontano a tutti. Però mi dispiace che siamo in Italia... ormai conosciamo tutti adesso che l'Italia è il punto principale, che arrivano stranieri che le devi dare una mano, non che ne devi tenere qua come hai fatto un crimine ora qualche cosa, magari quando non fai niente, che lo so, quando fai qualche cosa dici mi tieni qua perché hanno fatto qualche cosa, quando ti senti pulito e con nome vero, con tutto, non ti può tenere qua. Secondo me non devono essere queste cose, non devono essere qua davanti. Mi hanno portato qua il 16 di questo mese, poi qua ho preso l'avvocato che sto aspettando la risposta. La risposta è magari mi fanno uscire, magari no, perché ho la mia moglie qua, il bambino, ho anche la fotografia del mio bambino. Mi hanno portato da Verona qua. Da Verona ti hanno portato? Da Moldavia, siamo venuti insieme. Tre anni che sono qua. Lavoravi tu? Sì, ho lavoro, ho la casa, ho tutto. Non ho mai pensato che in Italia ti possono trattare così male. Ciò non ha permesso, per ora è stata la polizia. C'eri qui la notte che è morto Mohammed Ben Said? Io l'ho visto appena è successo, mezz'ora dopo ero già qui.
L'aveva già visto il medico quando siamo stati chiamati, il decesso era già avvenuto. Quindi è avvenuto dentro? È avvenuto nella stanza. Non abbiamo riscontrato segni di violenza esterni, peraltro questo è stato confermato anche dal medico legale che poi ha fatto l'esame verbale. Io l'ho sentito la mattina che è stato morto un ragazzo che stava male, pur, cioè ho sentito le cose che lui stava male un giorno dopo, si sapeva prima della sua morte, sapeva che stava male quel ragazzo. Secondo me dovevano intervenire un po' più prima e... قبل النهار ديال الناطي النهار 21 جلسنا سيدي تنتغداو سحرنا مع الثلاثة Alle tre di notte si sono alzati tutti quanti, anche Muhammad si è alzato per mangiare, perché come sono un ragazzo musulmano deve fare il Ramadan. E poi il ragazzo, il vicino, si è addormentato. Verso le 7:30, le 8, quando si è alzato, l'ha trovato, stava dormendo. Allora l'ha chiamato, Muhammad non rispondeva. E poi si sono accorto che Muhammad è morto. Loro allora... non hanno sentito niente, cioè Muhammad non ha fatto capire che stava male, che stava morendo, è morto nel sonno. Si è alzato, si è messo sulla sedia, così, ha vomitato e poi è successo quello che è successo. I ragazzi hanno provato di chiamarlo tramite citofono qua, era guasto, non funzionava. Aprono la porta e chiamano. Con la voce. È venuto un personale che non aveva la chiave. Siamo tutti chiamati militari, non c'è nessuno qua. Dopo mezz'oretta siamo chiamati militari, non viene nessuno. Poi è venuto la polizia, i militari. Yeah.